Non è la prima volta che i ladri prendono di mira le piccole imbarcazioni ormeggiate alla darsena borghese a Fano, ma in queste settimane i furti sono stati messi a segno più volte e in diversi momenti della giornata. Per questo la Lega Navale Italiana, sezione di Fano, ha lanciato un appello ai naviganti: fare le passeggiate a sorpresa in orari diversi, di giorno e di notte. Si tratta che hanno rubato ai soci benzina, serbatoi con benzina, batterie nuove e materiale di sicurezza, sarebbero i razzi per la richiesta di soccorso e queste cose qui, e i soci si sono molto arrabbiati. In precedenza ci hanno rubato i comandi delle barche monoleva che costano circa 600-700 euro, poi bisogna tirar giù la barca. E anche i motori. I ladri non hanno risparmiato neanche la Lega Navale, infatti all'associazione è stato rubato un fuoribordo appena acquistato che avrebbero utilizzato per dare assistenza ai soci, un danno da 6.500 euro. No, anche perché questo materiale nessuno lo vuole prendere in considerazione, ma va a finire tutto o dall'altra parte che li usano in modo non molto legale, oppure sono quelli che servono ai clandestini per i gommoni. Infatti se guarda sono tutti motori da 40 cavalli. La Lega Navale ha sporto denuncia anche per i proprietari che hanno subito furti e danni. Ora però tornano a chiedere l'installazione di telecamere di videosorveglianza per individuare e sanzionare chi si comporta in modo scorretto. In autonomia hanno chiesto dei preventivi, ma si parla di circa 40.000 euro, una cifra impossibile da sostenere per un'associazione locale. Hanno chiesto una cifra non indifferente e quindi forse con una videosorveglianza prendiamo la soddisfazione di vedere la foto di chi ha rubato, perché poi non gli fanno niente, qui non fanno niente a nessuno, qui fanno quello che vogliono, rompono la roba sporca, cioè, sono i soci che passano, c'è chi pulisce, c'è chi porta via, però non succede mai niente, diciamo. Un'altra cosa che manca è l'illuminazione pubblica. Sì, anche l'illuminazione è molto scarsa, hanno messo, cioè, c'erano qualche proiettore, però mancano le lampadine, quindi sono rotti da molto tempo, e poi anche la vegetazione li copre, quindi non, di notte qui è molto buio. Dall'altra parte non c'è proprio, e anche lì avevamo fatto delle proposte a nostre spese, però ci siamo fermati con la burocrazia perché non si sa chi deve comprare, non si sa chi deve installare, non si sa. Cioè, noi avremmo pagato fino a un certo budget, cioè, però anche lì siamo fermi. Adesso c'è la proposta che qui c'è una ristrutturazione, credo di aver capito, su Fano TV ho sentito la notizia, di 400.000 euro, seguita dall'architetto Bursi, che tra l'altro è anche un nostro socio, e speriamo che le cose migliorino in seguito, però non sappiamo quando, perché qui sono i tempi biblici che non so se li vedremo.